Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video per andare a prendersi il calciomercato delle squadre calabresi. Oggi diverse notizie importanti e partirei subito quindi dal Crotone, perché per quanto riguarda il Crotone ci sono comunque, come dicevo, tante tante notizie. Allora, partiamo un po' dalle possibili entrate più che altro, perché allora si parla di Castro sfumato, perché potrebbe e sembrerebbe aver chiuso con il Faid Karagümrük, questa squadra turca che ha già preso Viviano, ha già preso Biglia, ha già preso Bertolacci, ha già preso Borini, tutti questi giocatori qua, sta facendo la colonna italiana e ha praticamente preso anche Castro, quindi sfuma questo obiettivo, che comunque sembrava obiettivo. Poi è sfumato anche l'obiettivo Bonazzoli, attaccante che vorrebbe rimanere a Torino, non tanto per quello, ma più che altro perché non vuole venire. Infatti Ursino stesso ha detto proprio: Bonazzoli è un giocatore che abbiamo seguito anche in estate, penso che Crotone e determinati giocatori non vogliono venire. Quindi diciamo che lui avrebbe rifiutato Crotone, ma ben venga, ripeto, se non vuole venire sti grandissimi cazzi ce ne faremo a meno, cerchiamo di salvarci con qualcun altro, perché ovviamente uno che non vuole venire a me non interessa che venga. E attenzione, perché si fa in questo senso un nuovo nome per quanto riguarda l'attacco, visto che comunque lo stesso Ursino ha detto che Crotone è alla ricerca di tre innesti, cioè vuole fare tre innesti, perché la squadra comunque va completata numericamente per dare anche più qualità, ovviamente sperando anche in uno stop di infortuni che sono continui in questo senso, quindi speriamo che non ce ne siano più. E comunque proprio ha ribadito il fatto che serve un giocatore rapido in attacco, serve anche un trequartista e anche un difensore eventualmente, ma lui ha anche escluso la possibilità di un arrivo di un difensore, detto che potrebbe anche arrivare un difensore, ma forse no. Allora, io sinceramente, se non arriva un difensore, si è messi male. Va bene GG, va bene Golemic, ma non è che si fanno una partita buona col Benevento, sono forti, regà. Cioè, ci serve un difensore decente, invece no, vabbè. Comunque, in questo senso, come dicevo, si punta a Sprocati, attaccante del Parma, che è in uscita anche per liberare un posto per Falco, visto che comunque il Parma sarebbe su Falco, potrebbe Sprocati liberare un posto per lui. Vediamo un po', comunque il Crotone sarebbe interessato. È un colpo, Sprocati è un colpo alla Sinigardi, quindi anche no, anche no. E a questo punto parliamo anche di Regina, perché ci sono diverse notizie. Allora, per quanto riguarda l'attacco, il primo nome, ovviamente primo obiettivo è Iemmello, ma potrebbe essere vicino anche un certo Petrelli, attaccante classe 2001, che comunque attualmente è di proprietà del Genoa, visto che è finito nello scambio con Coravaglia. Sì, con Ravaglia, scusate, con Rovella alla Juventus, e quindi è un giocatore che interesserebbe molto, ha fatto molto bene alla Juventus 23 e ovviamente la Regina in questo senso lo starebbe cercando. Vediamo un po'. Ma attenzione, perché si parla anche di uscite in casa Regina, infatti Gasparetto potrebbe essere al capolinea con la maglia della Regina, perché sta trovando poco spazio, è un esubero in questo momento e quindi comunque potrebbe andare via. Si parla già di San Benedettese, con la quale è stata già impostata una trattativa e ha presentato anche un'offerta al giocatore e anche ovviamente alla regina, e attenzione perché si parla però anche di Vicenza interessato, quindi attenzione perché potrebbero esserci novità in tal senso. Chiudiamo ragazzi un po' anche con il Cosenza, perché l'ultimo nuovo nome che si fa per quanto riguarda la difesa è quello di Lepore, difensore che può comunque in realtà fare l'esterno, fa comunque l'esterno a tutta fascia, terzino, fa l'esterno, giocatore che potrebbe quindi andare a rinforzare comunque il reparto degli esterni. Dopo ovviamente la partita di Monza, il DS ha parlato proprio con il Monza stesso per impostare una trattativa, un giocatore comunque molto esperto, classe 85, che potrebbe dare un'esperienza importante alla squadra, comunque giovane, perché il Cosenza è una squadra giovane, a parte qualcuno, comunque non è giovane ma ha tanti giovani, quindi potrebbe farli crescere in maniera importante, ripeto, comunque il Cosenza sarebbe interessato. Allora, trattativa difficile perché ci sono tante squadre su, soprattutto in B ma anche in C. Però attenzione perché comunque sarebbe il Cosenza interessato. A questo punto ragazzi mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!